non ci capita spesso di vincere premi a concorsi, sinceramente. Era una cosa che non ci aspettavamo. Siamo molto emozionati di aver vinto questo premio, che abbiamo vinto grazie alla partecipazione a un concorso organizzato da Pasta Felicetti. Benvenuti alla Rosarpina, posso offrirvi un aperitivo interrante? Grazie, prego. Il programma che sappiamo che ci aspetta per questo weekend è un corso di cucina. E sono un po' teso, per non so cosa mi aspetta dallo chef Norbert. Lui è appassionato di griglia, lei è appassionata di cucina, poi anche con gli attrezzi che usano a casa, quello che mi hanno raccontato, si vede proprio che sono appassionati di cucina. Iniziamo il corso, entro in cucina e sono un po' emozionata perché c'è questa cucina professionale e entriamo, è tutta per noi. Quando si mette sul piatto si deve lavorare in maniera molto precisa, lì all'inizio si vedeva che erano un po' timidi e poi forse perché noi lavoriamo anche con le pinzette e così non sono neanche abituati. Lo chef ci fa comporre il piatto in un modo molto particolare. No, questo piatto è eccezionale, io me ne sarei mangiati altri tre. Purtroppo le porzioni sono quello che sono e vabbè. La cottura delle linguine è circa di 15 minuti. Qui abbiamo un ragù che viene fatto solo con del vitello da latte. Poi ovviamente l'ultimo minuto, due minuti di cottura li facciamo nella padella con la salsa così che lega bene. Poi abbiamo qui questi chips di latte, cioè questo latte qui lo viene bollito, aggiungiamo un po' di exatana. Questo piatto è veramente buono. Lo chef ci ha spiegato in modo particolareggiato qual è la particolarità di questa pasta. Queste linguine qua sono sempre fatte a predazzo, cioè montagna, acqua chiarissima di montagna, per quello è un prodotto che a noi piace anche, che noi veramente con questa filosofia sposiamo al 100%. È da tanto che mangio la pasta Felicetti, ma cucinata dallo chef Norbert è proprio un'altra cosa, un altro livello. Ma quando ha preso la telecamera in mano, ha iniziato ad andare in giro per la cucina a cercare e salutare tutti gli altri colleghi e poi a riprendere noi che mangiavamo quando ci ha fatto l'intervista. Cosa cambieresti in questo piatto? Cosa ti manca? Niente. Niente? Niente. Ho fatto un ottimo lavoro, quindi non manca niente. So già che la pasta Felicetti è dura a scuocere. È dura a scuocere? Sì. La pasta è fantastica, è, come ha detto la signora, è difficile che si può stracuocere. Praticamente da consigliare a tutti quelli che non sanno cucinare la pasta, esatto. Che comunque esce ben cotta. Potete fare con pasta Felicetti ce la fate anche voi, questo è lo slogan.